sentite? Questo è il luogo in cui siamo diretti. Il regno dei lebbrosi sarà il tuo da questo momento in poi. Non c'è nessuno più vicino alla morte di voi due. Vi voglio sulle loro tracce come lupi affamati. Andate, trovateli e portatemi qui le loro teste. Questa sarà l'unica prova valida per salvare la vostra miserabile vita. Torneremo con i loro crani appesi alla sella. Seguite gli ordini del re e andatevene subito di qui, idioti. Ti prego, Sire, annulla quest'ordine di morte. Mordi la tua lingua blasfema prima di pronunciare un'altra parola. Io sono esecutore della tua giustizia, non della tua tirannia. Hai dimenticato, vecchio pazzo. Tu stesso, su mio ordine, hai ridotto in pezzi la spada sacra, non ricordi? E allora come avresti potuto farlo se il suo cavaliere non l'avesse sconsacrata? Ti prego, Sire, non costringermi a rivivere quello scempio. Non credo ai miei occhi. Io sono l'unico a possedere la chiave di questo scrigno. Il miracoloso restauro della spada è il segno celeste che rende nulla la condanna di Tristano Isotta.